Green economy, consumo critico, scuole impegnate nel rispetto dell'ambiente e sport ecosostenibile. In Piazza del Plebiscito la quarta edizione di Ecologicamente Green e Smart, fino a domenica prossima, affronta il tema dell'educazione e del corretto approccio al consumo, anche in coincidenza con la prima domenica ecologica che promuove l'uso responsabile e limitato dell'auto a favore di mezzi pubblici. Questa manifestazione è importante perché mette insieme sia il mondo della produzione, il mondo delle imprese, ma anche l'educational, quindi con il coinvolgimento delle scuole per la parte educativa e la parte sociale, quindi è una manifestazione importante, la assumiamo come amministrazione. Questa quarta edizione dimostra che anche in un momento di crisi dell'economia del nostro paese c'è voglia di fare in questo settore. Tra l'altro le opportunità che danno i fondi europei nella nuova programmazione 2014-2020 insistono e investono molto sul tema della sostenibilità e dell'innovazione, e la green economy si entra esattamente in questo segmento. Aziende che si occupano di energia rinnovabile, bioedilizia, mobilità sostenibile, prodotti a chilometri zero ed ecosolidali, in mostra fra convegni e dibattiti, con un appuntamento speciale con la festa della scuola, che sarà un momento di condivisione dei lavori svolti durante l'anno dagli istituti napoletani sui temi delle energie rinnovabili, dell'ambiente e della salute. Questi giorni noi dovremmo inaugurare le prime postazioni di bike sharing, si parla tanto di lotta all'inquinamento, questa è una risposta forte e decisa che va in linea con l'idea di città che abbiamo noi. Colgo anche l'occasione, poi faremo un comunicato in giornata per dire che siamo riusciti a ottenere un risultato ambito da tanti anni, ottenerlo in un momento di crisi economica così dura ci dà grandissima soddisfazione. Da domani cambiano gli orari di linea 1 e funicolare di Napoli, poi faremo un comunicato preciso, il venerdì e il sabato con le corse notturne fino all'1:30 di notte, gli altri giorni fino a mezzanotte, quindi Napoli sempre più città turistica internazionale.